Ciao amici, ciao amiche, yeah! Ben ritrovati sul canale di coppia, Davide e Chiara Channel. Allora, tanto per cambiare, novità delle novità, mi trovo al pronto soccorso dell'ospedale di Paderno Dugnano, un amico che mi ha chiesto se gentilmente lo potevo portare in macchina, perché lui, avendo dolori, non riusciva a guidare. E allora io da amico l'ho portato qua al pronto soccorso, adesso stiamo aspettando, ha una persona davanti e speriamo che comunque non sia una cosa lunghissima. Pensavo di portarlo all'ospedale Sacco, ma l'ospedale Sacco era strapieno e c'erano due opzioni: o il San Carlo di Paderno Dugnano o l'ospedale San Giuseppe in via San Vittore. Ha scelto l'ospedale di Paderno perché comunque andando all'ospedale San Giuseppe non gli piaceva molto, e allora ha deciso l'ospedale di Paderno, è anche vicino a casa. E niente, fa un caldo ragazzi. Adesso il mio amico è dentro, come vi stavo dicendo, sta aspettando, gli ha dato il codice verde e c'è una persona davanti. Poi una volta che tocca a lui, vediamo alla visita. Io non penso che di entrare, perché comunque l'unica cosa, spero che la visita sia veloce e che non sia nulla di che, insomma, magari un antidolorifico giusto per far passare delle cure, vediamo un pochettino. Lui già stamattina ha fatto il dottore, il medico di base, è uscito, gli ha dato dei farmaci da prendere, però mi fa se il dolore persiste di chiamare il 118. Sono andato in farmacia, ho preso tutto il necessario che aveva bisogno, ma il dolore proprio non passava. E allora niente, l'ho portato qua e vediamo un po' cosa gli dicono. Sicuramente nulla di grave, spero, solo dei dolori atroci, perché è una persona che non chiama mai, che non va mai né dal medico di base e né soprattutto nei pronti soccorsi, quindi per venire qua, perché il dolore è veramente forte. E ragazzi, adesso vado a vedere un attimo la situazione dentro, anche perché qua fa caldo, come vedete sto sudando, e poi vediamo se l'hanno chiamato, anche perché io non, entrando a pronto soccorso, non voglio inquadrare nessuno, né il mio amico né i pazienti, per la privacy. Fa caldo. Comunque, per spezzare un attimo questa piccola tensione, non vedo l'ora di partire. Adesso entro e ci vediamo dopo, ragazzi. Rieccoci. Allora, il mio amico è stato chiamato circa due o tre minuti fa, e ho sentito che dicevano venga che gli facciamo una puntura, appunto perché lo vedevano fare avanti e indietro mettendosi la mano sull'addome, perché il dolore era forte. Niente, gli stanno facendo l'antidolorifico, però appunto è entrato dentro da solo, quindi non so esattamente se oltre alla puntura lo stanno visitando. E io sono qua in attesa di fuori e basta. Speriamo che questo ospedale sia diverso dagli altri, nel senso che allora in pronto soccorso non c'è tanta gente, non è come gli altri ospedali che di solito le sale d'attesa le trovo affollate. È arrivata un'ambulanza, giustamente è entrata prima lei, perché ha la priorità, e questo mio amico aveva sempre una persona davanti, e adesso vediamo
un attimino quanto sarà l'attesa. E poi vi saprò dire. Fa caldo, ragazzi, fa caldo. E volevo, cos'è che volevo dirvi d'altro? Vabbè, intanto guardate qua che prima di partire vado a tagliare i miei capelli perché li voglio corti. Se state notando, non sto più mettendo il gel, non mi va più di metterlo neanche nelle occasioni. Vabbè che di sicuro il giorno del matrimonio il gel, vabbè che mi taglierò logicamente i capelli, ma dipende se mettere il gel o no. Vedremo. Voi cosa dite? Al matrimonio metterò il gel o non lo metterò? È tutto da vedere, ragazzi. Adesso mi fumo una sigaretta, tanto che lui è dentro, io fumo. Purtroppo quando non so cosa fare fumo. Vediamo di trovare l'accendino, eccolo qua. Fumiamo una sigaretta, anche se fa male, lo so ragazzi che fa male fumare la sigaretta. E niente. Adesso. Ragazzi, ero dietro l'ambulanza, a un certo punto non l'ho più vista. Non era sirene spianate, ma entrati nella Milano Meda non l'ho più vista. Ci sono i limiti, ho cercato di rispettarli, ma non nel senso che io li rispetto i limiti, ma dato che io lavorando sulle ambulanze, questo ospedale lo conosco, sono entrato dove sapevo, soltanto che il pronto soccorso l'hanno spostato. Vabbè, ci ho messo niente ad arrivare in pronto soccorso. E niente, ragazzi. Cosa vi volevo dire d'altro? Ah, per i fumatori, non fumate. Non so neanche io cosa sto dicendo, ragazzi, fa troppo caldo. Con il caldo dopo un po' mi stufa la sigaretta, però non ce la faccio a smettere. Devo solamente diminuire il più possibile. Ho fatto la barba stamattina, guardate qua. Mi sa che devo cambiare la metta. E già. Cambiamo la lametta. La prossima volta che devo fare la barba la cambio. Adesso finisco di fumare la sigaretta e poi rientro a vedere. Anzi, sapete cosa faccio? La butto e dentro. Vediamo se nel caso sia uscito. Ci vediamo prestissimo. Bene amici, eccoci qua, siamo al giorno dopo. Praticamente il mio amico è stato ricoverato per un calcolo. Adesso dovrà subire un intervento, ma è un intervento comunque non gravissimo, neanche grave, perché comunque abbiamo parlato con i dottori e poi ho parlato anche con mia suocera che era l'esperta dei calcoli. Gli ho raccontato il tutto perché lei era una macchina che produceva calcoli e mi ha detto di stare tranquillo perché è un'operazione che dura poco, non verrà tagliato ma verrà bombardato. Quindi questo è la bella notizia. Sta reagendo bene all'antinfiammatorio, perché si deve sfiammare prima di subire questo intervento, deve sfiammarsi bene. Sta reagendo molto bene, spero che in questi giorni verrà operato
e spero di cuore che in settimana verrà dimesso e verrà a casa. Bene, io vi aggiorno appena so qualcosa e vi auguro una buona giornata. Ciao.